Ciao a tutti, con questo tutorial vi presento il workflow lavorativo e alcune operazioni che ho utilizzato per realizzare il trailer del nuovo video di Triologia, WBF, e, in uscita a breve. E vi faccio vedere i trailer che sono quattro e usciranno con cadenza regolare per anticipare il video. Ve ne faccio vedere uno per farvi capire come è stato possibile realizzare per appunto questo trailer. Dunque, innanzitutto, il trailer è composto da tanti piccoli elementi. L'idea doveva essere quella di una vista bionica, una vista da computer, che segue questi personaggi uno per giorno, uno per trailer. E questa operazione viene spezzettata da scene, fra virgolette, di vita di questo personaggio. Poi comunque vi invito a vedere il video in modo tale che riuscite a capire meglio la storia che c'è dietro. Vi ricordo, il video è Triologia WBF, in uscita a breve. Potete guardare sulla mia pagina Facebook oppure direttamente sul canale YouTube. Bene, allora andiamo ad analizzare. Quindi abbiamo dovuto ricreare un effetto credibile di HUD, di vista bionica. Allora, per fare questo, la prima cosa che ho fatto è stato realizzare con Photoshop un HUD, praticamente un mirino. Mi sono un po' ispirato ai videogiochi moderni e anche a gli HUD degli aerei, che sono i mirini, diciamo, degli aerei, e ho costruito un oggetto di questo tipo. La seconda cosa che ho, diciamo, è un oggetto statico, ovviamente, è un'immagine. La seconda cosa che ho dovuto realizzare erano degli elementi che, come possiamo dire, abbellivano l'HUD. Questi, e oltre che abbellirlo, creavano del mini movimento. Ne ho creati un paio. Allora, vi faccio vedere. Innanzitutto ho creato questo, che non è nient'altro che un mirino piccolino con due valori, x e y, che si generano automaticamente con una piccola espressione matematica che potete vedere qui. Questo oggetto compie questa operazione. Vedete che i numeri cambiano in maniera casuale. Io ho impostato il valore da 80 a 100. La seconda cosa che ho creato è stato questo, che è un mirino più piccolo. La sua caratteristica è quella di avere un radial wipe, anch'esso automatizzato con l'effetto wiggle, l'espressione wiggle, che genera un movimento avanti e indietro del cerchio, quindi su un oggetto nullo, anzi, scusatemi, su un solido. Ho usato l'effetto genera cerchio, di tipo thickness, quindi sul bordo, e a sua volta ho aggiunto l'effetto radial wipe e si ottiene questo effetto. Sembra uno scanner da computer, no? Poi ho iniziato a creare delle scritte. Questa scritta si presenterà vicino al mirino e un po' a mo' di videogioco dà delle caratteristiche sul player, diciamo sul personaggio, no? Nome, tipo di personaggio. Il testo 2 l'ho pensato come possiamo dire, come caratteristiche del computer. Il computer si accende e carica le informazioni di sistema, no? Per cui weapons loaded, shield enable, energy full, a modo di videogioco, insomma. Poi
Anche il testo 3, stesso meccanismo, stessa cosa. Praticamente sono tutte piccole animazioni, no? Ho creato nello stesso modo questo oggetto, sommando l'wiggle e altre funzioni, quindi funziona da radar, potete vedere. Generatore random. Poi ho creato una barra di caricamento, anche questa semplice. Percentuale. Arriva al 100% qui. Usando la funzione appunto percent che genera questa operazione. Incrementale, giustamente. Poi ho creato l'LC, che è una sorta di loading, l'ho fatto apposta al contrario, a mo' di timer, al contrario, scadenza, diciamo, contro rovescio, stesso meccanismo degli altri, quindi il wipe, il control fatto con lo slider control, alla fine percent sarebbe percentuale, no? Poi abbiamo finalmente il mirino, che è leggermente diverso per colore e per forma. Eccolo qua, sempre con i nostri radial wipe, alcuni cerchi fissi che creano praticamente la superficie su cui quelli mobili si muovono. Fatto questo, ho assemblato il tutto. Ora vi faccio vedere come. Allora, partiamo da il video. Allora, il video che avevo era questo. Dunque, il primo personaggio che vado a toccare è questo. Ho preso una semplice dolly realizzata, che ho utilizzato poi anche durante il video, ovviamente, e l'ho rallentata. L'ho rallentata nel video del 50%, insomma, va alla metà della velocità. Allora, a questo video ho aggiunto il mio HUD. Per aggiungerlo, avete visto che il fondale del video era nero. Quindi ho fatto un metodo di fusione add e ho abbassato un po' l'opacità, però più o meno 40%. Quindi ho ricreato una situazione stile vista. Questa banda nera che vedete qua sopra nel video è presente perché in realtà poi il video nella parte finale ha due barre nere, una sopra e una sotto, a mo' di cinema. Questo è un taglio fatto per poter posizionare la faccia del personaggio dove mi serviva. Poi ho aggiunto quegli elementi che avete visto prima, possono essere introdotti quindi all'interno di un'animazione, un'altra animazione. Ecco qua il mio mirino, vedete? E ovviamente questo si muove indipendentemente, non so se si vede, vedete? Perfetto. Ho aggiunto quindi questi elementi di scena. Ho aggiunto un altro mirino lì, il testo dopo. Ho aggiunto il system loader. Ho aggiunto un altro, ho aggiunto il load di qua, il radar, ho aggiunto una barra di caricamento e un altro contro la rovescia di qua. Quindi questo, diciamo che è diventato il mio computer funzionante. Eccolo qua. Dopodiché, per dare più credibilità, ho fatto in modo che il computer si accendesse, quindi ho cercato sulla rete un effetto, come si chiama, accensione e spegnimento anche di televisione, normalissimo. L'effetto accensione, ecco questo qua,
E la stessa cosa l'ho proposta alla fine, una volta terminata l'operazione, si spegnono. Quindi. Per dare più un'idea di... ho riversato ovviamente al contrario alla fine all'inizio. Per dare più un'idea di computer ho aggiunto un effetto disturbo, stile il noise delle televisioni. Ecco qua, potete vedere. E anch'esso ovviamente si muove, è un'animazione. E quindi si somma animazione ad animazione e si spegne. Bene, ora l'ultima cosa che poi ho fatto, ho aggiunto un mirino, l'ultimo che avete visto, quello rosso, e questo mirino segue il personaggio, oltre a muoversi, vedete, che parte da qua, questa è la linea del tracking del personaggio. Oltre a muoversi al suo interno, si muove anche all'interno dell'animazione stessa, vedete? Va a cercare il soggetto, rimane fisso sul soggetto e si chiude. A questa cosa ho aggiunto un'animazione di testo con le caratteristiche del personaggio, anch'essa si muove seguendo il mirino. Vedete, ora comparirà. Eccolo lì. Vedete qua. Come se il computer stesse appunto acquisendo l'obiettivo. Questo è. Opla. E sì. Questa è, diciamo, la parte del computer. Fatto questo, sono andato nel trailer. Tutto fatto bene. E questo oggetto appunto ricreato, questo computer, l'ho montato insieme a quest'altra ripresa. Faccio vedere la ripresa. Lui è un boxer e quindi la ripresa era lui che si allenava. Vedete. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso questa ripresa, ho spezzettato la ripresa lungo il tempo, portandolo più o meno su 20 secondi, 25 secondi, dove ho il mio computer precedentemente costruito, misto la ripresa, per cui il mio effetto di accensione è anche utile come effetto di partenza, quindi si accende. Stacco, fighter, ancora computer, stacco, fighter, ancora computer, stacco, fighter, fighter, ancora computer e stop. Per riuscire a collegare tutti questi effetti, ho aggiunto delle transazioni tra un attacco e l'altro. Ora vi faccio vedere. Quindi, prima di passare da un'operazione a un'altra, ho ogni taglio è anticipato da una piccola transazione. Transizione, perdono. Eccoci qua. Eccetera, eccetera, fino ad arrivare, avete visto, alla fine. A questo poi ho aggiunto delle barre che, vedete che correggono quell'errore, e danno un aspetto più cinematografico. Tutto il footage era già color corretto, per cui non ho dovuto applicare dei layer di color correzione. Fatta questa operazione in After Effects, ho esportato, anzi, scusatemi, ho aperto Premiere e ho poi importato in Premiere direttamente il progetto che mi interessava, per fare in alcuni punti dei fermo immagine in bianco e nero, per dare un effetto ancora di zoom. E questi effetti aggiuntivi che ho utilizzato di fermo immagine mi sono serviti per scrivere il nome
personaggio in maniera più visibile rispetto a quella del computer. Dato che ho ritenuto che le informazioni scritte nel computer fossero alla fine solo estetiche e non funzionali alla presentazione del personaggio stesso. Per farvi vedere il risultato finito, vi invito ad andare comunque sul sito internet che trovate nella descrizione, ma io ve lo faccio vedere da qua. Così che su internet lo troverete in Full HD. Ovviamente avete visto che nella parte nel video terminato sono presenti alcune titolazioni e la presentazione del trailer, appunto. Spero di aver fatto, alla fine il trailer è terminato, dopo questo montaggio il trailer terminato era questo, quindi questa è la parte centrale, potete vedere. Sono presenti dei piccoli titoli, il nostro trailer che avete appena visto, i titoli finali, meno 4 sono i giorni che mancano all'uscita del video. In Premiere ho poi messo l'audio, avete sentito anche degli effetti e poi ho fatto praticamente sincronizzazione audio-video. E quindi questo è quello poi che ho fatto e il metodo con cui ho realizzato il primo dei quattro trailer che potete vedere. Sia sul mio profilo Facebook, comunque sotto nella descrizione del video avete i link. Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio per la visione e vi saluto alla prossima. Ciao ciao!